Hi everybody, ciao a tutti, sono Alberto Meroni, sono il regista e il produttore del film dei Frontaliers e vi sto parlando, videoregistrando dal mio studio qui a Mendrisio, in Svizzera. E il film dei Frontaliers, tra tutti questi qui, è quello là in cima, eccolo là, guardatelo là. Ecco, io sono il produttore e regista, ossia la persona che ha avuto l'idea e ha finanziato la realizzazione del film e l'ha anche diretto. E già che ci sono e siamo qui, è un po' piccolo segreto, è lì nascosto in basso, stiamo preparando il secondo film. Dovete sapere che noi siamo degli svizzero-italiani, quindi siamo svizzeri, ma di cultura italiana perché siamo proprio al confine con l'Italia. Come in tante altre realtà, ci sono gli italiani che vengono a lavorare con noi, tra cui c'è uno dei miei più validi assistenti, Emilio, assistente alla regia, che lui arriva da dove arrivi, Emilio? Arrivo qua da Varese. Da Varese, ma in realtà è siciliano, Siciliano, quindi Palermo. Palermo, che è ancora più in giù. E i frontalieri sono una risorsa preziosa per noi svizzeri, che però creano un po' di scompiglio perché si pensa che loro vengono qui a rubare il lavoro ai residenti, cosa che non è vero perché c'è sempre stata una giusta e corretta cooperazione tra cittadini indigeni, lavoratori indigeni e lavoratori, chiamiamoli frontalieri, quindi che abitano dall'altra parte della frontiera. E per lavorare in Svizzera è molto importante avere cosa, Emilio? È un permesso di lavoro, è indispensabile. Esatto, il permesso di lavoro lo si ottiene quando i collaboratori validi come Emilio e come tanti altri che sono nel Canton Ticino riescono a ottenere grazie alle aziende come la mia. Qual è il problema fondamentale? Il problema è una questione di proporzione, perché la Svizzera italiana ha 300.000 abitanti, più o meno, ma ogni anno, scusatemi, ma ogni giorno in Ticino arrivano 70.000 operai, quindi in proporzione è un numero molto importante, questo crea un po' di traffico e un po' di disturbo. Questo è l'elemento, questo contrasto tra i due confini alla base del nostro film Frontaliers Disaster. Le avventure dei Frontaliers prima sono nate in radio come delle gag radiofoniche da 2-3 minuti, poi sono passati a una versione video su YouTube e in entrambi i casi hanno avuto un grande, grande successo proprio perché il tema dei frontalieri, questa convivenza con i cugini italiani è molto, molto sentita. Qui praticamente tutti hanno dei parenti in Italia e quindi è una tematica che da una parte crea un po' di attrito, ma dall'altra unisce. E ho deciso di creare questa commedia proprio perché è un gioco di specchi in questo film. Chi guarda i Frontaliers, che ha avuto molto successo proprio qui localmente, è perché proprio crea questo gioco di specchi dove il ticinese, lo svizzero, si rivede sia per come lui pensa degli italiani e ride anche di quello che gli italiani pensano di lui e viceversa, quindi degli italiani ridono del loro luogo comune nei confronti dei ticinesi, ma anche di quello che pensano dei ticinesi nei loro confronti. Quindi è veramente questo gioco di specchi che coinvolge molto e soprattutto tocca le corde dell'autoironia, che è veramente una grande forma di intelligenza. Saper ridere dei propri difetti è veramente un elevato senso di maturità. Ci siamo trasferiti nella sala di montaggio dove ho montato il film per raccontarvi un po' della mia scena preferita che è questa, a metà film proprio ed è lì apposta. Ed è la mia preferita perché qui i due nemici, eterni amici, hanno passato del tempo insieme e si stanno un po' rendendo conto che forse stanno diventando amici e se lo domandano. Un po' come due persone che stanno incominciando ad amarsi e non hanno ancora il coraggio di ammetterlo. E questa presa di coscienza viene proprio in un momento dove
c'è anche un turning point abbastanza importante della storia che cambierà il loro destino. E mi piace molto da regista questo punto di vista, questa scena, più che punto di vista, questa scena perché cambia anche lo stile. Fino adesso il film ha avuto una graduazione da mostra i Frontaliers come sono sempre stati visti nelle clip televisive, ma da qui diventa tutto più cupo, molto più cinematografico, dove l'immagine diventa molto più prevalente, un po' come marcare un po' l'evoluzione della vita di questi due personaggi. Ecco, questa è la mia scena preferita. Nero, guardate che va nero. Perché qui ci va la pubblicità.